Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oddio, qui da me fa un caldo terribile, siamo soltanto ai principi di giugno, non oso immaginare come sarà la fine o il mese prossimo. Fa un caldo terribile. Voi siete già stati al mare? Per quanto riguarda me, no. Ancora no, perché io di solito vado sempre al mare per potermi fare il bagno e credo che sia presto, perché nonostante che fa caldo, comunque l'acqua è fredda, quindi no. E poi anche perché tra 4 giorni, solo 4 giorni, indovinate, vado a fare visita al mio fidanzato nel Molise. E quindi sono un po' così emozionata perché dopo un mese finalmente ci rivediamo e stavolta solo di andare da lui, poi però torniamo insieme a Chieti per poter stare più tempo insieme prima che lui comunque inizi a lavorare. E quindi sto un po' così. Quindi in questo video vi voglio parlare della giornata di ieri, o meglio del pomeriggio di ieri. Praticamente c'è una mia vecchia insegnante delle superiori che mi ha invitato a vedere uno spettacolo di danza dell'Ottocento con costumi che si usavano all'epoca. E io ci sono andata. Però ovviamente, sempre per colpa della fobia sociale, un pochettino mi è venuta l'ansia. Dio, l'ansia. Forse non devo andarci. Pensato, però alla fine, ovviamente, non è che se io rimanevo a casa o se ci andavo, potevo fare io la differenza, perché comunque lì ci sono state comunque un sacco di persone, quindi non è che se mancavo io sarebbe successo chissà che cosa, però io per principio ho detto ci voglio andare, anche perché lei è venuta comunque alla mostra che ho fatto di pittura, comunque, quindi neanche mi va di essere quella ragazza che pretende, 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 però non dà nulla. Ecco, però ero nel panico. Appena sono entrata nella sala, praticamente dove si teneva lo spettacolo, ho visto, Dio, voi non ci crederete mai, che mi doveva capitare a me. Un'altra vecchia insegnante mia, però lei non mi ha visto, anche perché con la confusione non è che tu ci fai caso. Dovete sapere che questa qui, alle superiori, non solo mi ha fatto passare i guai, ma di più. Vi avevo raccontato del mio viaggio in Inghilterra, anche se è stato un video comico, l'ho voluto creare proprio apposta comico. Bene. Praticamente io ci sono andata a ottobre. Ma si sa che a ottobre si va a scuola. Io però ci volevo assolutamente andare, anche perché quell'anno stavamo studiando storia dell'arte, l'architettura inglese. Quindi sono voluta andare lì proprio per, come se volessi fare, ecco, una vacanza studio e fare una ricerca proprio personalmente rimanendo in Inghilterra. E quindi ci sono voluta andare. Ovviamente mi sono presa 3 giorni perché non potevo prendermene di più perché comunque andavo a scuola, quindi non mi andava di fare altre assenze. Era praticamente un sabato, una domenica che ovviamente non si andava a scuola, il lunedì, quindi non è chissà che cosa. Allora questa qua comincia a fare, interroghiamo sabato. Il sabato che dovevo partire per l'Inghilterra, quindi stavo in viaggio, non potevo venire. E mi fa,
Tu sei interrogata sabato, io ho detto sabato non ci sono, vogliamo fare giovedì, perché io sapevo questa qua ce l'avevo pure il giovedì. E va bene, facciamo giovedì, però basta che non sono le tue solite assenze strategiche. E io ho detto, no, non sono assenze strategiche, veramente non posso venire, anche perché il viaggio, noi l'avevamo prenotato, tipo 2 settimane prima. E io 2 settimane prima non potevo prevedere che quella lì mi interrogava proprio il giorno. E non potevo, diciamo, annullare il viaggio perché altrimenti tutti quei soldi che sono spesi andavano praticamente persi, quindi no. E praticamente però non mi andava neanche di dire il vero motivo, perché se dicevo il vero motivo avevo paura comunque di qualche reazione molto peggiore. E poi ho cominciato a fare, ma a te chi ti segue? Cioè come se io fossi un'handicappata che devo avere un insegnante particolare che mi segue. E io vabbè, dopodiché nell'ora seguente mi sono sfogata con un'altra insegnante, le ho detto tutta questa storia, questa come risposto, soltanto che è difficile insegnare. Sì, vabbè, è difficile insegnare, però un conto sono le difficoltà a insegnare, un conto è il comportamento che ha un professore. Cioè, allora che significa? Allora scusatemi, ragazzi, tutte quelle maestre che picchiano i bambini? Ma qual è la scusa? È difficile insegnare. Scusate, ho picchiato i bambini perché, sa, il mestiere di insegnante è difficile. Ho messo in difficoltà una ragazza davanti a tutta la classe, una ragazza oltretutto pure muta selettiva. Ma sai, è difficile insegnare. E vabbè. Ovviamente io l'avevo detto questa cosa soltanto alla mia amica più fidata, ho detto guarda, non ci sono perché così 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 me ne vado a fare una vacanza in Inghilterra e basta. Al mio ritorno ci stava l'assemblea di classe. Per chi frequenta le superiori sa cos'è, per chi invece si trova alle medie, penso che lo scoprirà andando proprio alle superiori. Praticamente l'assemblea di classe, questo lo dico per tutti, è praticamente una riunione che fanno gli studenti. Praticamente, senza professori, a parlare delle cose che non vanno a scuola. Quindi, per esempio, in un certo senso, alle superiori è come se gli studenti avessero potere sugli insegnanti. Cioè, se c'è qualche professore che si comporta male, gli studenti ne parlano, fanno il verbale, poi questo verbale viene detto durante l'assemblea d'istituto che si tiene di solito nella palestra di ogni scuola, sempre fuori dagli insegnanti, quindi tutti gli studenti lì, i rappresentanti d'istituto leggono il verbale, fanno un unico verbale, poi lo consegnano alla preside e la preside cerca di risolvere i vari problemi. Così funziona. Poi, praticamente, cos'era il problema, tra virgolette? Che io mi ero assentata in quei 2 giorni, perché in realtà 2 giorni ho fatto di assenza, il sabato e il lunedì. E praticamente tutta la classe mi ha aggredito di brutto, tant'è vero che io, disperata, sono uscita dalla classe e ho chiesto aiuto all'insegnante, cioè non quella che mi aveva trattato male, un'altra. Ma questa qua praticamente me la sono ritrovata là. Quando l'ho vista, sinceramente, ho provato un attacco di panico. Come se lei avesse diritto appunto di stare là, io no. Perché comunque mi ci sono trovata male in passato e non ha senso, secondo me, averci rapporto adesso, perché questa qua poi non è soltanto questo episodio che ha avuto. A parte il fatto che una volta si è presentata a scuola con una maglia velata e reggiseni in bella vista e qua era tutta nuda, pazzesco.
praticamente faceva più bella figura venire completamente in reggiseno, quindi era pure una mezza matta. Cioè, secondo me, scusate se rido, però se ripenso a quella giornata quando lei normalmente si è presentata a scuola con la maglia praticamente totalmente trasparente, si vedeva tutto, il reggiseno, vi posso pure dire il colore, scusate se parlo così, però era nero. E quello lì, normalmente ragazzi, facciamo lezione, ma che lezione vuoi fare? Quelli era andata, secondo me era andata, soprattutto se c'erano studenti maschi. Scusate ragazzi, ma cioè questo lo dovevo proprio dire. Il fatto sta che questa cosa mi ha creato non pochi problemi, anche perché dovete sapere che questa qua praticamente era pure una che si vantava troppo. Cioè, ecco, faccio un esempio. Lei, per esempio, che ne so, viaggiava a determinate parti, giusto? E fin qua è tutto normale. Ovviamente lei raccontava dei viaggi, tutto normale, tutto normale, tutto normale. Però la cosa che sinceramente mi dava fastidio a me, che se io dicevo, per esempio, pure io volevo raccontare dei viaggi, come tutti gli altri, ovviamente perché quando si parla dei viaggi, casomai chi era stato in Svizzera, chi era stato Bologna, chi era stato, che ne so, a Rimini, chi era stato a Ancona, chi era stato a Milano, chi era stato a Roma. Chi era stato, che ne so, in Francia, per esempio. E ovviamente pure io volevo raccontare dei miei viaggi. Ho raccontato di un posto che ho visitato e lei mi fa tutta così. Ma che ci andiamo a fare a comprare il braccialettino? Io vi giuro, ragazzi, che non so che cosa non mi ha trattenuto, cioè, le volevo quasi quasi rispondere male. Quel giorno. Poi diceva, per esempio, cose del tipo: chi non è stato qua si deve andare a tagliare le vene. È una battuta tipica chietina, cioè si dice praticamente tu ti vai a tagliare le vene nel senso che praticamente ti devi vergognare di non esserci stato, in questo senso qua, quindi ti tagli le vene, non è vero senso la parola, ragazzi, c'è cioè, un modo di dire che si usa a chieti. E io l'ho imparato questo modo di dire proprio frequentando le scuole chietine, perché io di origine non sono di qua. E sinceramente non mi piace questa cosa, vatti a tagliare le vene, non mi è mai piaciuta questa battuta, però è una cosa che facciamoglielo usare. Però guarda caso, tutti i posti dove lei diceva se non ci siete stati vi andate a tagliare le vene, erano i posti che lei visitava, cioè i posti che avevo visto io o che aveva visto un altro. Lei li metteva, diciamo, come per dire che non erano importanti. E da allora mi è cominciata a me un'ossessione per i viaggi. Da allora. E quindi mo ritrovandomi là, mi ha causato problemi di panico. E allora ho scritto al mio ragazzo, dice, guarda, io ho questo problema. E lui mi fa, ma non ti dimenticare è una cosa importante. Che adesso tu sei fidanzata con me, porti un anello e stringi la collana, ma ovviamente non la porto perché con questa maglia mi era impossibile, diciamo, abbinare quella collana, perché non sapevo come dovevo metterla, quindi un casino. Però ovviamente ho preso la collana e l'ho stretta e mi sono sentita subito meglio, soprattutto quando è partita, diciamo, la musica e tutte queste dame e questi cavalieri sono usciti danzando, eseguendo una danza veramente meravigliosa. Mi è piaciuto molto il tipo di danza, ma non la danza in sé. Il fatto che ogni ballerino collaborava con gli altri.
Cioè, lì non è che c'era una danza tipo 2 a 2, come per dire, sì, ognuno è chiaro che ognuno faceva coppia con un altro, però alla fine poi si scambiavano i compagni, passavano sotto, mettevano le braccia in maniera strana, io non lo so, però è stato bello. Poi tutta la serata è andata avanti così e si è conclusa, diciamo, col fatto che hanno invitato pure le persone del pubblico a ballare. E l'hanno chiesto pure a me. Io però ho rifiutato perché davanti a tutti non riesco mai a dare il meglio di me. Cioè, vabbè, ragazzi, non si è mai visto che una ballerina gli viene proposto di ballare in pubblico e rifiuta. Oppure voi avete visto che pure io ballo. Sì, faccio un altro genere, però ballo. Però non si è mai visto una cosa del genere, però mettiamoci, che ne so, una dose di ballerina con un pizzico di fobia sociale e con una spolveratina di vergogna e viene fuori una ballerina che non riesce a ballare in pubblico. Per oggi è finita, ci rivediamo la settimana prossima. Ciao ragazzi!